Ciao a tutti! Ciao! Ciao Alissa! Che cos'hai lì? Una nuova box dei cricetti! Eh sì, è arrivata la seconda hamster mail! La box a sorpresa per i cricetti che abbiamo ordinato per Dipper! Sì, non vedo l'ora! Allora, questa è una box, come abbiamo detto anche l'altra volta, ad abbonamento. Andando sul sito ci si può abbonare per una o più box. Io volevo farlo per una sola, però mi sono sbagliata e quindi ci siamo abbonati per due. Speriamo che ci sia qualcosa di bello, che poi se ci piace possiamo anche allungare l'abbonamento. Se non ci piace, lasciamo perdere. Comunque, visto che è una box piena di cose per Dipper, dobbiamo prendere Dipper. Però stavolta, per non fargli correre rischi e non farlo scappare, non farlo cadere, abbiamo preso un'altra cosa molto interessante che abbiamo preso su Amazon. Ora l'ho messa qui dentro perché guardate che cosa succede quando la tiriamo fuori. Oh, ecco. Vai, apri. Ecco. Così. Te l'avevo detto che era gigante, mamma. Vai, metti giù. Eccolo qua, un recinto montabile e poi smontabile, insomma, che si apre da solo e poi si chiude, in cui ci possiamo mettere dentro anche noi, tra l'altro, e mettere Dipper per farlo stare insieme a noi in sicurezza senza nessun pericolo che possa andare in giro oppure cadere dal tavolo, dal letto. Sì, perché l'altra volta che eravamo lì noi volevamo registrare, ma dovevamo anche stare attenti al criceto che non si buttava giù. Esatto, invece così possiamo sia guardare con calma quello che c'è nella box, ma anche stare insieme a Dipper senza paura che si faccia del male. Sì. E ora vediamo un po' Dipper che sta facendo. Vediamo se ha voglia di venire con noi. Dove si sarà messo a dormire stavolta? Qui? Vediamo un po', Dipper. Dai, vieni fuori, bravo. Quanto sei carino. Ciao. Eccolo qui. Guarda qui cosa abbiamo. Abbiamo un'altra box. C'è la mia mamma. Dai, Dipper, speriamo che troviamo qualcosa di bello per te. Oh. Wow. Allora, la solita cartolina. Qui c'è scritto l'hashtag e tutte le cose. E dovrebbe esserci anche, vediamo, sì, eccolo, per fare la foto. Ok, vediamo un po' cosa c'è dentro. Cosa vai? Vediamo un po'. Wow, Dipper! Oh, questa è una cosa da sgranocchiare, ma sai che questa gli fa anche bene? Wow, glielo diamo subito! Sì, dai, vediamo se gli piace. Lui si è già messo qui per farsi la foto, però non abbiamo ancora ritagliato. Dipper, dai che abbiamo trovato delle cose buone per te! Guarda, guarda, ha già iniziato! Gli piace! Guarda, guarda come gli piace! Beh, io direi la prima cosa apprezzata. Allora, oh, una pallina come quella che avevo preso io, però questa volta della dimensione giusta. Sì. Un po' più piccolina. E ha anche questa delle cose che escono fuori da poter sgranocchiare, dell'erba secca, dei fiori secchi, non so cosa sia di preciso. Dipper, guarda un po' se questa ti sembra interessante, questa pallina. Beh, deve mangiare un po' alla volta, è bella grossa per lui. Sì, ma si arrampica su di me. Circo! Ok. Va bene, mettiamogliela qui che magari nei suoi giretti la trova. Sì. Ma come gli è piaciuto questo? Guarda, questo è già diminuito con i suoi morsi. No, 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 salire, no, salire. Ok, poi che altro c'è? Cosa sono? Zucchine. Zucchine? Ma sei sicura? No, è cetriolo. Ma dai, delle fettine di cetriolo essiccate. Dai, facciamogliele assaggiare. Dipper, vieni qua che è arrivata un'altra cosa buona per te. Non riesco. Ciao, piccolo. Mi prendo. Che buon odore però, eh. Hanno l'odore della zucchina. È vero però, secondo me non so, i cetrioli sono zucchine. Dipper, torna qui. Dipper, assaggia. Per ora non sembra molto interessato. È più curioso di andare in giro, ma vediamo l'ultima cosa. Questo per me gli piaceva tantissimo. Ma che bello, ma è un tunnel. È un tunnel
dove può sbucare dove vuole lui. Sì, e in più è fatto anche di un materiale che se lui vuole se lo può anche rosicchiare. Questo, anche se lo metti così e sotto c'è un buco, sì, lui gli piace anche di più perché ha della protezione intorno e può scavare. È vero, sotto può farsi un tunnel e poi può anche sbucare da qui. Ma dai, questo gli piacerà tantissimo. Sai che questa volta abbiamo trovato delle cose che mi sono piaciute anche di più rispetto all'altra volta? Sì. Però, però aspetta, devo dire una cosa, che in realtà poi quei cuoricini che avevamo trovato gli sono piaciuti molto, perché ogni volta che glieli metto non li trovo più poi nella ciotola, se li mangia tutti. Quindi anche l'altra volta è stato apprezzato il contenuto. E secondo me sai che si è mangiato anche quei petali che avevamo messo in tutta la gabbietta, perché se guardi adesso ce ne sono pochissimi in giro e noi ne avevamo messi tanti. È vero, sono davvero molto diminuiti. Sono praticamente spariti, guarda. Vediamo un po' se gli piace questo tunnel, prova a entrare. Sì, eccolo. Guarda, guardalo. Sì, sì, per me gli piace davvero. Sei diventata il suo ponte. Eccomi qua. Puff. Eccolo che è rientrato nel tunnel. E non esce più. Ah, è uscito da lì sotto. Dai, vieni qui. Secondo me lui adesso vuole tornare nella sua gabbietta, perché ha visto tutte le novità, però vuole che ora gliele rimettiamo a casa sua. Ah, sì. Il re leone, il re cricetto di perla. Ecco qua. Bene, adesso gli mettiamo le cosine nuove. Ecco, li mettiamo qui. Eccolo qua, al piano di sopra. Eccolo. È bellissimo, Alissa, vieni a vederlo. Si è affacciato alla finestra a mangiarlo. Gli piace davvero un bel po'. Secondo me ora lo butta giù, così dopo se lo prende più facilmente. Sì, per essere. Però è troppo carino, guardalo. Eccolo, lo sapevo. Vabbè, tanto questa è casa sua, se la deve arredare come piace a lui. Poi questo qua, stacchiamo l'etichetta, togliamo un po' lo scivolo, altrimenti è troppo piena, e lo sostituiamo con questo tunnel. Sì, ecco qui. Ti piace? Sì. Eccolo, è andato subito a testare. No, da qua dove ti ho dovuto infilare per passare. Ma perché non fa le scale? Ma ci sono le scale comode, lui deve scalare così. Ora li mettiamo queste ciotoline, sì, zucchine. Sì, secondo me adesso li apprezza. Dai, mettigliene qualcuno lì nella ciotolina piccolina. Eccolo, lo sapevo io che adesso che era tranquillo nella sua gabbietta le avrebbe mangiate. È buono, Dipper? Hai visto quante belle sorpresine che abbiamo trovato per te? Sai che quasi quasi la rinnovo per un altro mese, quella box? Perché vedo che ci troviamo delle cose carine, in realtà. Tu che dici? Sì. Allora, questo è un po' grande. Magari lo mettiamo al posto di questa carota, che sta carota, ma non è che ho proprio capito bene che senso abbia. Vai, mettila lì. Aspetta, guarda. Ormai non sa più che cosa sgranocchiare, ha troppa scelta. Comunque secondo me Dipper è stato contento di questa box, eh? Sì, pure secondo me. Ciao Dipper, ti lasciamo un po' tranquillo adesso, eh? Ci vediamo più tardi. Ecco, sì. Adesso va a assaggiare anche quello. Ciao. Ciao Dipper. Buon riposino. Perciò per i saluti abbiamo qui con noi Morbi Dipper, che come sapete è la controfigura del nostro Dipper. Quando lui è stanco, non ha voglia di essere nel video, noi chiamiamo Morbi Dipper. Sì. Eccoci qua. Comunque ragazzi, oltre a questa box, se avete dei cricetini, noi vi consigliamo anche quest'idea del recinto, perché questa sarebbe una piscinetta per bambini da riempire, quella con tutte le palline colorate. Ecco, io l'ho trovata su Amazon cercando proprio piscina, palline, bambini. Quindi non è che la trovate come recinto per criceti, però si può usare anche questo scopo, e secondo me è una bella idea. Poi qui ti puoi mettere dentro, lo puoi far camminare sulle tue mani, su di te. E quindi ragazzi, io direi che per oggi questo video cricetoso finisce qui. Noi vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao! Ciao Morbi Dipper, ci vediamo al prossimo video. Ciao!